se noi prendessimo questi soldi e invece di utilizzarli per fare, perché questo potrebbe essere il rischio, basso clientelismo, una sorta di altra marchetta molto simile a quella degli 80 euro che ha imperversato prima delle elezioni europee, invece di utilizzare impropriamente queste risorse in maniera equa e quindi non discrezionale, le risorse potrebbero andare a un rinnovo contrattuale che il mondo della scuola legittimamente attende da 6 anni. Quindi non è niente di trascendentale e di impresentabile, è un trasferimento di quote da una norma discrezionale a un rinnovo contrattuale dovuto. Grazie onorevole Rampelli. Onorevole Chimienti, prego. Sottoscriviamo questo emendamento. Grazie. Va bene. Se non ci sono altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 12.50 Rampelli. Parere contrario di Commissione e Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Colleghi, andare ai posti. È il primo voto. Aspettiamo. Forza colleghi. E veloci. Forza colleghi. Mi pare che tutti abbiano votato. È chiusa la... Onorevole Maestri. Onorevole Lomonte. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 12.1 Altieri. Se nessuno chiede di intervenire, lo metto in votazione con il parere contrario di Commissione e Governo, favorevole dei relatori Lega Nord e 5 Stelle. Si rimette all'Aula la relatrice Sell. È aperta la votazione. Latronico. Forza, aspettiamo. Cicchitto. Cicchitto a posto. Mi pare che ci siamo. Aspettiamo l'onorevole Valente. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo a pagina 163 all'emendamento 12.2 Centemero. Parere contrario di Commissione Governo e relatrice 5 Stelle. Favorevole del relatore Lega Nord. Si rimette all'Aula la relatrice Sella. È aperta la votazione. Ci siamo? Grassi. Tancredi, Cicchitto,
Cicchitto ha votato. Tancredi ha votato, che non vedo, sì. Mi pare che tutti abbiano votato. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 12.3 Vacca. Parere contrario di Commissione, Governo e relatore Lega Nord. Favorevole delle relatrici SEL e 5 Stelle. Aperta la votazione. Montroni ha votato. Fanucci, Gregori, Bragantini Paola, Colaninno, Agostini, Luciano, Cicchitto. Vediamo di qua se tutti quelli che abbiamo chiamato. Colaninno non riesce a votare, Bragantini Paola nemmeno. Provate, ecco qua. Mi pare che ora ci siamo. Battelli. Gelmini. Aspettiamo l'onorevole Gelmini e poi chiudiamo. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 12.5 Vacca. Parere contrario di Commissione e Governo. Si rimette all'Aula il relatore Lega Nord, favorevole delle relatrici SEL e 5 Stelle. Aperta la votazione. Ci siamo? Grassi. Grassi ha votato. Fregolent. Giuliani. E poi chiudiamo, sì. Aspettiamo l'onorevole Giuliani. Mi faccio un segno perché non vedo da qua. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 12.6 Luigi Gallo. Parere contrario di Commissione e Governo. Onorevole Crippa ha chiesto di parlare. Prego. Voto favorevole. Grazie. Onorevole Luigi Gallo, prego, a titolo personale. Grazie Presidente. Qui con questo emendamento il Movimento 5 Stelle propone di ispirarsi a un modello che funziona, una delle migliori pratiche di scuola in Italia, che è il modello trentino. Nel modello trentino noi abbiamo gli insegnanti che sono retribuiti per la formazione obbligatoria e per la formazione opzionale. Quindi noi chiediamo di sostituire la social card per i docenti con una retribuzione reale della formazione, che permetterà quindi ai docenti di essere sempre aggiornati, a poter scegliere tra un ventaglio di formazione adeguata, mentre in questo caso diventerà semplicemente una partita di giro dove ai docenti gli diamo 500 euro che